Siamo insieme ad Antonio Santarelli, titolare del Casale del Giglio, altro marchio importante di questa realtà che dal centro dell'Italia prova a raccontare intanto certamente una regione speciale. Qui al Vinitaly abbiamo trascorso forse la 30ª edizione, veniamo qui da tanti anni, abbiamo iniziato con un piccolo stand e poi man mano che l'azienda così è cresciuta grazie a un intenso progetto di sperimentazione, pian pianino abbiamo poi collocato appunto la nostra presenza in questo bel padiglione. Dottore, mi ha colpito leggendo le prime frasi che aprono una delle sue brochure il fatto che per lei quel territorio, che oggi certamente è qualcosa di più, all'inizio era uno spazio ampio dove liberare l'energia attraverso l'utilizzo di un motorino. Sì, la mia grande passione, oltre al vino, sono anche le motociclette, quindi passione che ho coltivato fin da quando avevo forse una decina d'anni, e quindi per me Casale del Giglio proprio ho cominciato ad assimilarla come luogo di divertimento, e tutti i ricordi legati all'infanzia sono ricordi molto importanti, fanno bene al cuore, quindi ho avuto la fortuna anche di questa continuità, ovviamente di un'azienda che è andata avanti e quindi un passaggio poi da mio padre a me. Il fondatore, che appunto è stato lui, ha avuto questa, devo dire, brillante idea di avviare nel 1985 questo progetto di ricerca e sperimentazione che ci ha permesso di piantare una 60ina di varietà che poi sono diventate selezionate solo un terzo, e da queste 20 abbiamo poi sviluppato la nostra gamma. A volte ci chiedono come mai abbiamo una 15ina di prodotti, proprio perché il ventaglio sperimentale è stato molto ampio e quindi ci ha permesso veramente di scoprire a 360 gradi un potenziale nascosto che appunto era in questo agropontino in provincia di Latina, dove siamo a circa 50 km a sud di Roma. E l'imprinting di papà e generalmente delle generazioni precedenti abbiamo visto in questo mondo è molto forte. Ho letto come apertura anche di questo DVD un uomo, una terra, un'idea. Ecco, mi sembra una sintesi straordinaria di quello che poi può essere il prodotto. Appunto, affondando le radici a inizio secolo scorso, praticamente il mio bisnonno iniziò a Roma nel 1914, anche se la famiglia era già in questa attività, e quindi facendo anche leva su questo grande amore per il vino, anche quando il vino era un prodotto appunto di, ahimè, di bassa qualità, quasi una, chiamiamola, commodity, se ne bevevano 150 litri pro capite contro i forse 40 di oggi, appunto mio padre ebbe l'idea di fare un grande progetto e quindi ha lasciato il segno indubbiamente, perché oggi Casale del Giglio ha dimostrato che questo terreno bonificato e considerato a volte di seconda, un po' svalutato ai tempi, invece era una fucina di altissima qualità. Il ministro nelle prime ore di Vinitaly quest'anno nel suo discorso ha detto ormai dovremmo parlare esclusivamente di agricoltura. Luca Maroni ieri, rivendicando il suo orgoglio siciliano, ha detto riempiamo gli aerei, facciamo incoming, portiamo le persone nel nostro territorio e certamente non potremo che avere successo, perché si innamoreranno di quello che sappiamo fare. Sì, questo a condizione che migliori ulteriormente la qualità dell'accoglienza. Ecco, l'accoglienza è un grande ombrello che raccoglie un po' una serie di elementi che poi stimolano il turismo. Bisogna ovviamente avere una grande qualità nei prodotti che si fanno, valorizzarne l'immagine, la storia, ma tutto il sistema deve funzionare. Gli altri discorsi che abbiamo sentito in avvio hanno tutti quanti ragionato in termini di entusiasmo, numeri importanti, l'export che cresce, il vino distribuito in oltre 150 paesi al mondo, insomma sia Galan, sia Riello e poi anche Zaia hanno parlato in maniera entusiastica di quello che sta succedendo all'estero per il vino italiano. Zaia però ha voluto soprattutto focalizzare i pochi minuti che ha utilizzato per l'intervento per dire attenzione che in Italia non sempre i produttori vengono aiutati, in particolare si criminalizza il ruolo del vino, sia pure indiretto, sui giovani, sugli incidenti stradali. Non è così, bisognerebbe fare un'informazione più puntuale, più corretta.
Sì, indubbiamente la sicurezza e la salute sono le prime cose, quindi niente da dire su questo, però i metodi per tutelare questi valori fondamentali possono essere a volte discutibili, infatti questo eccesso di severità nel spalmare questo benedetto 0,5 su tutta la popolazione italiana è secondo me da irresponsabili, cioè non si fanno così gli interessi nazionali, mentre il giovane può benissimo girare a 0,02, un uomo di 40-50 anni potrebbe benissimo viaggiare a 0,8 o a un punto senza le minime conseguenze. Infatti in Canada mi sembra che abbiano distribuito appunto questi massimali in funzione dell'età, e così facendo chiaramente daremmo aiuto intanto ai clienti di trascorrere una bella serata senza angosce, visto che ce ne sono tante magari per motivi economici in genere, e poi faremo in modo che anche la ristorazione si possa ritrovare appunto con dei consumi normali senza esagerazione. Stiamo parlando davanti alle telecamere di una web TV che vuole interpretare anche in chiave di comunicazione la modernità, fare database della parola video affinché il grande mondo di internet riconosca di più la parola vino e Italia. Questo è certamente un impegno, però dottore vorrei sentire una sua anche riflessione sulla necessità che si torni a parlare anche nelle piazze, nei borghi, che in qualche modo la società si riappropri di quel glocal che soprattutto in momenti di globalizzazione torna ad essere per un paese come l'Italia evidentemente centrale. Sì, in generale si può dire che la cosa importante non è la domanda ma l'offerta, quindi si ha successo, si raggiungono obiettivi se l'offerta corrisponde poi a una domanda potenziale, quindi di conseguenza dobbiamo fare molto di più e soprattutto articolare meglio il messaggio che dobbiamo mandare, tornando proprio alle radici. Dobbiamo fare un discorso proprio di consistenza, anche per dare ai giovani che frequentano spesso questi media proprio dei riferimenti molto più reali, molto più concreti di quello che è in questo caso la produzione del vino. E in chiusura, ecco, le prospettive, il sogno nel cassetto di Casale del Giglio, che cosa vorrebbe realizzare nei prossimi anni? Che cos'è che proprio non la fa qualche notte dormire, no? Nella tensione di dire questo sarebbe davvero il mio sogno? Il sogno nel cassetto è ovviamente di sviluppare sempre di più l'azienda, di ritornare alle origini, perché i nostri nonni venivano da Amatrice, quindi ridente cittadina in provincia di Rieti, prima era provincia dell'Aquila, quindi siamo abruzzesi di nascita, e di riuscire a fare un vino in quei territori, perché nel passato si faceva appunto il vino dei fiumi, lì partivano dei rigagnoli che poi diventavano confluivano nel fiume Tronto, il Tronto poi si sa va a fine dell'Adriatico, e era una zona diciamo dove si produceva il pecorino, questa varietà che non è soltanto appunto una varietà coltivata in Abruzzo e appunto nelle Marche, ma è una varietà che come origini nasceva proprio a cavallo fra Lazio e Marche. Lazio che prima era Abruzzo, diciamo la verità, poi con la provincia di Rieti è diventato Lazio ovviamente. Beh, io ringrazio Antonio Santarelli, un'altra voce importante che abbiamo sentito. Quello che abbiamo scelto come TV, voi che ci seguite da casa lo state percependo, è stato dimostrare che al di là di certi luoghi comuni c'è un'energia nel paese che spesso non viene raccontata, e che ad esempio c'è un mondo del vino che cresce a diverse latitudini che a volte non sono quelle in qualche modo già codificate. Quindi voci importanti per ogni regione, qui nel Lazio ne abbiamo sentita una, adesso andremo anche in Sardegna, insomma il mondo del vino è vitale in tutta Italia, e forse questa vitalità può essere quella che serve al sistema paese, quindi possiamo attingere a piene mani in questo comparto che ha le idee molto chiare e sa per propria natura veicolare radici e determinazione.